Buonasera gentili telespettatori e benvenuti al TG. La Città di Umago ha presentato recentemente il catalogo degli alloggi di edilizia agevolata per giovani famiglie. L'edificazione è stata avviata nel rione di Comunella ad inizio estate. Vediamo i dettagli nel servizio. Continuano i lavori di costruzione del quarto edificio di edilizia residenziale pubblica che la città realizza nell'ambito del programma di edilizia agevolata. Stando ai piani, i lavori di edificazione dovrebbero durare 540 giorni. Si sta costruendo una nuova palazzina di 84 appartamenti di circa 6.600 metri quadri che cofinanziamo e costruiamo assieme all'agenzia per la PEN di Zagabria, che è Agenzia di Poslovanie Nekretnina, ma che è una società, un'azienda, un'agenzia statale con cui assieme stiamo costruendo questi nuovi appartamenti. Praticamente avremo 84 nuove famiglie, troveranno un proprio posto sotto un tetto. Il nuovo palazzo condominiale, dotato di due ingressi autonomi ed altrettanti ascensori, avrà una capacità ricettiva di 84 appartamenti, disposti su 6 piani. Gli alloggi saranno dotati per lo più di 3 camere e 2 camere con vano accessorio. Il palazzo occuperà un'area complessiva di oltre 6.000 metri quadri. La palazzina avrà 5 piani, avrà tutte le necessità, tutto quello che serve, parcheggi, avrà il collegamento alla rete gas, alla rete elettrica, ci saranno gli ascensori, tutto quello che serve insomma, per avere una palazzina degli appartamenti di qualità. Tutto a prezzo agevolato rispetto al mercato, sottolinea il vice sindaco Jurman. Verrà a costare circa 1.300 euro al metro quadro, quando sappiamo che il mercato oggi Umago chiede per la stessa qualità, anzi forse anche peggiore qualità degli immobili, anche un prezzo che va da 2.500 euro al metro quadro in su. Perciò vediamo che sicuramente è un prezzo agevolato, e anche questo è una questione, è una parte della politica demografica della città di Umago, oltre agli asili gratuiti, oltre all'incentivo che stiamo dando agli imprenditori per costruire nuovi impianti oppure aprire nuovi posti di lavoro, anche la possibilità per questi giovani di avere un proprio tetto sopra la propria testa e a prezzi agevolati, e sicuramente diventeremo ancora un po' ancora più importante e ancora più interessanti da far venire i nostri giovani a Umago, farli rimanere a Umago. Ci sono dei criteri, i criteri vengono stabiliti dalla legge, bisogna essere residenti ad Umago, bisogna avere naturalmente più numerosa la famiglia, più punteggio si ha, anche per quanto riguarda la scolarizzazione, eccetera. Insomma, ci sono dei criteri, però è una cosa che è aperta a tutti e tutti si possono fare avanti. Noi abbiamo già fatto tutti i concorsi, è stata definita più o meno una lista, ci sono stati circa 400 richiedenti, di questi 400 alla fine dipende un po' anche dalla loro possibilità economica per poterla comprare, insomma ci sono un po' di criteri oltre a quelli che abbiamo detto, anche criteri di possibilità di acquistare, perché alla fine vengono acquistati gli appartamenti, non sono appartamenti che vengono dati in affitto, in uso. No? La città presta particolare attenzione ai suoi giovani concittadini e alle loro famiglie. Con la costruzione del quarto edificio, nell'ambito del programma di edilizia agevolata, si incoraggia lo sviluppo demografico e la crescita di tutta la comunità, dice il vice sindaco. Ma questa iniziativa è una iniziativa che andiamo avanti da diversi anni, ne abbiamo costruiti diversi di appartamenti, praticamente la metà in Istria. Noi siamo quelli che abbiamo costruito più appartamenti di edilizia agevolata rispetto a tutti, come tutti gli altri comuni assieme di tutta l'Istria. È un progetto che nasce di una collaborazione tra lo Stato e le municipalità comunali di tutta la Croazia. Tutti hanno la possibilità di partecipare a questi concorsi, a questi bandi che l'agenzia mette a disposizione, e noi ci siamo trovati sicuramente molto bene. I nostri concittadini sono contenti perché, ripeto, ne abbiamo costruiti diversi e è sicuramente un aiuto per le famiglie giovani. Naturalmente vogliamo andare avanti con questo progetto, è prevista una quinta palazzina, però finiamo prima questa e dopo andiamo avanti. Ecco.
Il termine dei lavori è previsto per la fine del 2022, quando circa 250 inquilini potranno trasferirsi in pianta stabile. La città di Dignano e l'associazione Agroturista hanno pubblicato il tradizionale calendario e annuario dei lavori agricoli per il 2022. Nel calendario possiamo trovare tutte le attualità e le informazioni relative all'agricoltura, ma anche varie ricette a base di cibi autoctoni. Le indicazioni di semine, trapianti, fasi lunari e lavori da fare in campo, ma anche ricette autoctone, curiosità ed eventi. Il calendario comprende diversi temi. Abbiamo tutti i lavori che si fanno nei campi, quindi è suddiviso con l'oliveto, vigneto e cantina, poi abbiamo l'orto, il gastro, cioè abbiamo delle ricette nostre tradizionali con le quali possiamo usare i nostri prodotti tipici del posto. Poi abbiamo il santo con il quale è sempre descritto un santo che abbiamo avuto la fortuna che il nostro Jelenic, il prete nostro, ci ha aiutato in questa funzione. E poi abbiamo le curiosità, che dove sono descritte tutte le nostre manifestazioni, quelle che si svolgeranno oppure sono svolte o non sono state svolte per via del Covid. In ogni mese noi sappiamo cosa fare nell'oliveto, cosa fare in un vigneto, come comportarci in una cantina, poi cosa seminare, cosa non seminare nell'orto, tutti i vari lavori agrotecnici che sono tutti descritti, e ogni mese abbiamo quindi le attività che si svolgono nei vari settori, nei vari campi. L'interessante sezione mostra l'attualità e gli eventi nell'area del comune di Dignano e possiamo evidenziare il commento sulla stagione olivicola, che è stata molto speciale in questo anno 2021, perché avevamo molti problemi e non c'erano frutta, quindi meno prodotto, e dobbiamo bilanciare adesso tutte queste, questo evento. Poi c'è il corso per sommelier dell'olio d'oliva e il corso per la viticoltura e l'enologia biologica, condotto dall'Università Popolare di Dignano. È un progetto che si chiama Vinera, che abbiamo fatto noi con l'Associazione Agroturist. È una cosa molto che va in voga, specialmente negli agricoltori giovani. Questo corso verrà condotto dall'Università Popolare di Dignano, e nonché l'importante notizia che l'Istria è la regione leader nella guida del Flos Olei, che dobbiamo essere orgogliosi anche per questo. E la città che è più rappresentata in questo è appunto la nostra città di Dignano. Il calendario, sin dalla sua prima edizione, promuove la ricca cultura e le tradizioni dignanesi, attraverso i testi, ma anche attraverso le bellissime immagini del dignanese. Il progetto è stato avviato nel 2003 dal suo ideatore e redattore Franco Ragus. Il calendario ancora oggi mantiene intatto il suo formato con testi agrotecnici dettagliati che portano la firma di collaboratori professionisti. Edi Družetić, Tomislav Plavša, Dubravka Orlić-Bašlin, Marijan Jelenić, Danilo Dragosavac e Dea Dragosavac. Sin dalla sua seconda edizione il calendario è bilingue, in croato e italiano. È molto importante sì sottolineare che dal 2004 il calendario è bilingue, ci teniamo molto a questo, e questo è anche una forma della nostra cultura e della nostra tradizione, e dobbiamo mandare avanti appunto tutto ciò. Il calendario si può acquistare presso la sede dell'ente turistico della città di Dignano al prezzo di 40 cune. TG Flash. Alla ditta Expert Gragna di Pinguente è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori all'interno della strada non classificata con la precedente introduzione della regolamentazione temporanea del traffico in via Bussoler a Pola, per le necessità legate alla realizzazione delle opere infrastrutturali destinate al sistema di economia idrica. L'approvazione è stata rilasciata per un periodo di 60 giorni di calendario a partire dal 10 gennaio del 2022. Il tetto della palestra del primo palazzetto dello sport di Parenzo è in restauro. In 40 giorni di lavoro sono state sostituite le tegole e le travi deteriorate, posate le onduline e la lamina ipermeabilizzante.
I lavori prevedono anche la rimozione e il successivo riposizionamento del parafulmine. Per il restauro del tetto sono stati previsti fondi dal bilancio cittadino. Il valore dei lavori ammonta a 199.000 cune più IVA. Il comune di Capodistria rinnoverà e sistemerà il piazzale per le commemorazioni del cimitero di San Canziano, che funge anche da accesso, e per le consegne dei veicoli dell'azienda comunale. La superficie verrà livellata e lastricata. Una parte sarà rinverdita, gli accessi asfaltati. Nell'ambito della sistemazione verranno eliminati gli ostacoli architettonici che impedivano finora l'accesso ai disabili e verrà anche sistemato l'accesso alla camera ardente. Il valore dei lavori, che verranno conclusi in 7 mesi, ammonta a 512.660 euro. La lettura è la via verso nuove conoscenze e intuizioni, e per diffondere questa cultura lo scorso 2021 è stato dichiarato l'anno della lettura. Abbiamo controllato quanto leggeva la gente di Pola e quali erano i loro titoli preferiti nella biblioteca della città di Pola. Cominciamo con i più giovani. Tra i libri illustrati il più prestato è stato Il koala che può fare qualsiasi cosa di Rachel Bright, seguito da La luce sui sassi di cotone di David Litchfield e La preoccupazione di Ruby di Tom Percival. Per quanto riguarda quei più grandi nella letteratura per bambini, abbiamo la serie I diari di Greg, poi Cinque amici, Il capitano Gachesh. Tutti questi sono titoli che hanno attirato molti ragazzi in età scolare. Tra i romanzi per ragazzi più letti sono stati Uno di noi è bugiardo di Karen McManus, L'immancabile Harry Potter, Gli incredibili colori della vita di Emily Penn. Infine tutto, proprio tutto, anche Il sole è una stella di Nicole Yoon. Vorrei individuare qualche altro titolo che è stato preso in prestito più dai genitori per i loro figli. Uno dei titoli attuali è Il libro della paura, che elabora le emozioni dei bambini. Aiuta sia i genitori che i loro figli a superare la paura e a come affrontare queste paure. È un titolo molto prestato. Ai bambini piaceva anche prendere in prestito Alberi miracolosi e Come funziona il tuo corpo. Il grande libro di confronti, che contiene informazioni interessanti su alcuni esseri viventi, oggetti e fenomeni sulla Terra. Per quanto riguarda i più anziani, l'anno scorso il titolo straniero più letto è stato il classico americano di Mary Louise Alcott, Piccole donne. È significativa perché ha dato il diritto di voto ai suoi personaggi femminili. Questi sono personaggi che pensano con la propria testa. Al secondo posto si trova Elena Ferrante con il titolo Amore doloroso. Indipendentemente dal fatto che L'amica geniale sia stata pubblicata per la prima volta nel nostro paese, il suo debutto è Amore doloroso, che parla del rapporto tra madre e figlia, pieno di emozioni, bugie e passato. Il prossimo è La notte quando Olivia cade di Christine McDonald, La biblioteca lungo la costa di Janie Colgan e Sangue freddo di Robert Brinz. Per quanto riguarda i titoli croati, Marilena Dužman di Lisignano, che ha scritto 8 romanzi d'amore, una storia di umorismo nero, ha in qualche modo suscitato il massimo interesse nella comunità locale. Oltre a Marilena vanno citate anche Marina Vujčić con il romanzo Il vicino, A portata di Ena di Katarina Haller, Chitarra di Acarande di Cristina Gavran, Ustioni d'oro di Neven Ušumović, Dora e il Minotauro di Slavenka Draculić, Il capolinea di Damir Karakaš, Figli e figlie di Ivana Bodrožić, Il zingaro più bello di Kristina Novak e L'amore di tutto il mondo di Davor Rostuhar. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Grazie dell'attenzione, vi auguriamo un buon fine settimana e un buon proseguimento di serata. Alla prossima!